Siamo tutti matti, il nuovo programma di Radio Farfalla, dove si parla, Carlo, di cose serie. Scherzi telefonici! Faremo due risate, non parleremo assolutamente di cose serie. Le cose serie non ci riguardano. Non si parla di cose serie. Anzi, fate una cosa, attaccatevi alla sedia, ascoltatevi bene questi scherzoni! Quarto appuntamento con Siamo Tutti Matti. Questo oggi un grande ospite con noi. Lo siamo andati a prelevare direttamente. No, ecco, come comincia. Lo siamo andati a prelevare direttamente dall'ospizio. Il nostro amico Cilluzzo. Cilluzzo. Che ci è venuto a trovare la scorsa settimana. Tutto a posto, tutto a posto. Sì, sì. Senti, Cilluzzo, beh, mi hai detto che ci sono stati dei problemi questa settimana all'ospizio. Che è successo? Carmine, una cosa posso dirci? Sì. Ma stai qualche dunica anche? Vola fot. Qua su in radio no. E qualche duna a pagamento? Tutte sue, domenico, so. Non lo so. Dallo so, se vuoi dopo ti do qualche numero di telefono. 5 euro la tengo. 5 euro è poco adesso, Ma che figa tutto insieme. Ah, all inclusive, tutto compreso. Sì, tutto compreso. Tutto compreso. Senti, mi hai detto che hai investito in una persona col trattore, ma che è successo? Trattore? Vabbè, lo so che tu c'hai l'Alzheimer, ahorita non ti ricordi. Mi hanno quando ti sono venuto a prendere l'ospizio, mi ha detto la. Come si chiama? Responsabile. Anita, responsabile. No. Mi ha detto, mi raccomando, non lo fare guidare, che già ha messo sotto una persona. Sì, è vero. Sono andato a prendere il fieno. È cavato, no? Dici. Sono andato in campagna per portare il fieno ai cavalli. E mi sono ricordato che i cavalli sono morti. Ma dopo ti sei ricordato? Dopo, ma come mi sono ricordato dopo che mi sono sotto pure crostiere? No. E quindi niente, quando sono arrivato in campagna mi sono trovato i carabinieri che mi volevano arrestare. Allora io, siccome non c'è. Ma tu c'hai 90 anni, ormai che ti devono fare più. Allora io che cosa ho fatto? Quando ho visto i carabinieri? Sì. Ho sentito un profumo. Di cosa? Di profumo. Un profumo. Io l'ho confuso con un profumo femminile, ma che attacchete come Ikea. No, dai, Cilluzzo, sì. Dai. E poi niente, praticamente che cosa è successo? Che il maresciallo ha come se ti ha scritto, oltraggio a pubblico ufficiale, e cosa, e cosa, e cussate. C'è chi ha fai secondo te, Carmine? Niente, c'è la fai, niente. Niente, che cazzo posso fare? Ormai 90 anni, c'è cazzo lo fai chiudere. Beh, già stai là, che non è che è una situazione bellissima, stai là. Basta che poi non mi chiudo, no? E mi faccio una coggiosa saponetta. No, vabbè. Senti, Cilluzzo, ma ti hanno abbandonato i vecchietti? Cioè, là, i tuoi familiari ti hanno abbandonato, non ho spiegato. Solo io sono rimasto. Ah, da solo. Ma li chiamate, ma soprannome, sai com'è? Com'è? Cilluzzo Highlander. No. Highlander, mi chiamo. No, Cilluzzo, sì, hai ascoltato il nostro programma. Tu drogato, sì, no, non siamo drogati. Sì, bene, mi piace. Qualche scherzo che ti ricordi? Che ultimamente sono un po' stitico. Quando sento i programmi invece muovere la cacca. No! Vabbè, Cillu, noi ti salutiamo. Ci vediamo magari fra due settimane, ti veniamo a prendere di nuovo. Ci faccio morta. No, speriamo di no. Vabbè, ci sentiamo. Vabbè, ciao. E sento un po' la nostalgia, dobbiamo chiamare un nostro amico dalla Germania, il nostro amico Pitzenberg, perché lui ogni tanto, se non lo chiamo, quello poi già si incazza di suo. Poi, se non lo chiamiamo, ci rimane male. Vabbè, lo chiamiamo subito. Pronto, Pitzenberg? Pronto, ya! Yeah. Ah, come stai, amico mio? Che testa pelata! Sì, Yavola! L'ho sempre io. Yes, non lo so, sono ubriacan, come al solito. Ma scusa, ma ogni tanto sei sobrio tu, no? Sopra. Stai tranquillo in poche parole. Sobrio, sì, tranquillissimo, okay. Bravissimo. Sì, assorbente di mia madre tutti sporchi di sangue, sentire odore e citare. No, sei sporco, sporcaccione. Sporcaccione, maiale, figli di p***a. Senti, allora Pitzenberg, che mi racconti? Là in Germania fa freddo? Qua è abbastanza freddo, yeah. Però sopportare freddo con grande birra tedesca. Eh? Pizzenfusten dice token. Ah?
Spitzenstogen. Ah, cacchio. Muerten. Sì. Ah, ogni tanto ti viene la parlata italiana. Yeah, yeah. Cioè, ti ricordi? Think, quando... parente, come ti ho detto l'altra volta, Napoli. A Napoli, sì. Sì. Gennaro, mio cognato, fratello di mia moglie. Vai d'accordo con tuo cognato, tu, sì? Abbastanza, sì, abbastanza. Ah, ok, ok. Stamattina siamo andati al supermercato. Abbiamo comprato Wurstel, quelli sott'aceto, sott'acqua. Sott'acqua? Sott'acqua, sì, c'era pure la mascherina per respirare. E niente, ma... Oh, stai sono ubriaco. Si sente, si sente. Comunque sei in diretta su Radio Farfalla, te lo volevo ricordare. Sì. Vuoi salutare gli amici di Radio Farfalla? Saluta tutti gli amici di Radio Farfalla e provate Wurstel tedeschi. Avanti, dietro, frittura cruda, no, come avanti, vedete. Indietro, non ho capito, avanti, indietro, in che senso? Ti spiega meglio. Sì. Con mia moglie stamattina siamo andati al supermercato. Presa Wurstel per me, Wurstel per lei. Come Wurstel per lei? Cioè, perché io prendo Wurstel italiano. Tacete un secondo. Presa Wurstel per me che sono piccolo italiano. Wurstel per lei che sono grande tedesca. Aia. Lei non se le fa la piastra. A lei o Wurstel ci piace a crudan. Porcellone. Senti, senti, Pizzenberg, oltre alla spesa, come vanno le partite con gli amici e i fusti della birra? C'è qualche offerta al momento? Allora, noi praticamente abbiamo, come si chiama? Una cantina sociale. Quindi dove cantina sociale. No, dove fanno il vino, dove fanno la birra, diciamo. Facciamo vino, birra, facciamo pure cocaina. Facciamo di tutto, pezzo bianco, striscioni. Chiamiamo pure l'altra grande passata anche l'app. E fate i migliori complimenti a noi. Cacchio. Coca tedesca. Yada Krypton, buonissimo. Senti, ascoltami un attimo. Sì. Ti volevo dire. Vabbè, sappiamo che tua moglie sta sempre all'attare il bambino. Poi mi ha detto il fatto dei views. Che l'abbiamo chiusa in cantina, rotto un cazzo. No, vabbè, sì, vabbè. Guardare partita, sentire il bambino piange. Stati zitto, cacata di cazzo. Porca madonna. No, va bene. Pizzenberg. Pizzenberg. Ascoltami un po'. Vuoi fare un saluto a tutti gli amici di Radio Farfalla? Arrete. Sì, prima. lo so. Ma qualcuno in particolare. Conosci qualcuno di Mottola? Qualcuno di Mottola? Io che lo scassai di Mottola io. Sì, che lo scattè testa pelata. Tu che lo scattè tutti i migliori ubriaconi che fanno parte di tutto il circo di Mottola e oltre pure. Ah, a Taranto Vecchio. Ah, quindi vuoi salutare tutti gli amici dei circoli, vabbè. Taranto Vecchio. Tutti gli amici dei circoli, Taranto Vecchio, poi pure Scampia, Napoli. Quartiere spagnolo, Napoli. Tutta brava gente, tutti rubare motorine e vendere a pezzo buono. Bravissimo, bravissimo. Senti, noi ti salutiamo, ci vediamo fra un paio di settimane. Ti dico. Aspetta, un'altra cosa. Tu conosci quello là che fa il programma, come si chiama? Chi è? Quello che fa il mago. Chi è? Dynamo. Dynamo. Dynamo, sì. Ho visto cose sparire in Italia in un secondo. Motorino, macchina, bicicletta. Siamo più bravi in Italia a far sparire. Pizza di merda. Va bene, Pizzenberg. Noi ci sentiamo fra due settimane. Mi raccomando, mantieniti bene. Vediti un po' il fegato, due analisi ogni tanto. Vedi un po'. Sempre. Luppolo sempre. Ok. Mi viva la birra, viva la Germania. Viva la birra, viva la Germania, viva la FIFA. Ciao, Pizzenberg. Ciao. Cobra non è un serpente, ma un pensiero. E siamo pronti, ragazzi, noi ci andiamo a gustare un nuovissimo scherzo fatto ad una nostra amica. Lei si chiama Erika e gestisce un grandissimo ristorante dove si mangia benissimo e di alta qualità, diciamo di veramente di alta qualità. E lei lo gestisce insieme al nostro amico Ciccio. E questo si chiama, il ristorante si chiama Rocca Pampi da Pallagianello e le abbiamo fatto un bello scherzetto. Pronto? Pronto, signorina Erika Putin. Sì. Pronto, buonasera. Senta, sono l'avvocato Esposito. Sì. Buonasera, senta, noi non ci conosciamo. Giovanni Esposito mi chiamo io. Senta una cosa, sì. Signorina, praticamente a noi risulta che il 9 febbraio lei, praticamente lei insieme a suo fratello che avete, diciamo, questo ristorante, Osteria Rocca. Sì. Una serie. Praticamente niente, c'è stata una festa di compleanno, un 18 anni. Sì. E praticamente c'è stata una famiglia che ha mangiato lì da voi che non si può ancora riprendere da quello che ha mangiato perché ha avuto un'intossicazione alimentare.
Una famiglia, hanno mangiato 50 persone, quindi bisogna vedere cosa avevano. Ma una famiglia in particolare, una famiglia in particolare ha ordinato dei fascheri con i funghi. Adesso io non so. Guardi che non siamo un ristorante, allora attenzione, si sta sbagliando, forse sta sbagliando anche attività. No, noi non siamo un ristorante. Mi risulta, mi scusi un attimo, a me risulta, ma se Francesco Erika. Sì. Okay, ma non è un ristorante, era un compleanno, erano diverse famiglie, erano 50 persone, 50 persone hanno mangiato la stessa cosa, quindi molto probabilmente bisogna tracciare l'alimento, eventualmente ci sia stata intossicazione da un mio alimento o eventualmente una loro indisponibilità di stato, magari erano tutte, erano, non so, raffreddati, gastroenterite e famiglie, perché 50 persone che hanno mangiato. Un attimo solo, mi faccia parlare, perché lei è avvocato e io lo sono, lo sono anch'io fra un po', quindi può essere anche che la famiglia stava male, quindi ripeto, possiamo tracciare l'alimento tranquillamente, non è un problema. Allora signorina, facciamo così, visto che lei ha tutta questa presunzione che deve fare l'avvocato. No, io non ho nessuna presunzione, non devo fare niente. Però mi fa finire, non ne sto parlando solo, se mi fa finire, non ho capito nemmeno chi è lei, cioè sto parlando con una persona al telefono, non so nemmeno chi è. Io mi chiamo Giovanni Esposito, l'ho già detto prima, quindi se mi fa finire di parlare magari le spiego meglio la situazione. Okay. E io l'ho fatta parlare, cioè, le stavo rispondendo. E parla, parliamo sopra, e parliamo sopra. Posso parlare? Mi dico. Un secondo. Okay. Questa famiglia va bene, ok. Questa famiglia sì. È venuta a un compleanno il 9 febbraio. Ma se sì. Ma se io... ci siamo. Sì. E voi. Sì. Erika, suo fratello è Francesco Putignano, sbaglio. Non è mio fratello, però va bene lo stesso, mi dica. Perfetto, allora, questa masseria, c'è stato questo compleanno e c'è stata questa famiglia di 6 persone che al di là del menù che hanno mangiato tutti gli altri si sono fatti fare una cosa a parte da quello che era il menù e si sono fatti fare dei pascheri con i funghi. Di... Ok, queste persone... I pascheri con i funghi c'erano, erano il menù per tutte 50 le persone, non erano a parte. Ah, non erano a parte, va bene. No, c'erano mezzi paccheri, no, cioè glielo dico io, erano mezzi paccheri con i porcini, sì, ma era per tutti, c'è un contratto, un menù sottoscritto, nessuno ha preso cose diverse, perché il menù era unico per tutti. Ho capito, senta una cosa, signorina, qua e queste persone non stanno bene. Capito? Sono giorni che praticamente... ho capito, guardi, bisognerebbe tracciare, noi abbiamo alimenti tracciabili perché lavoriamo con delle aziende, non compriamo all'ingrosso, quindi possiamo tracciare l'alimento tranquillamente, vedere se l'alimento che... un attimo solo però, le spiego come funziona, lei è avvocato, io sono nel settore della ristorazione, però le sto spiegando solo che per me non è un problema tracciare il prodotto, vedere se c'è stato un nostro prodotto, andare a ritracciare il lotto e vedere se l'alimento che abbiamo messo nei paccheri, cioè i funghi porcini, sono contaminati. Se sono contaminati, per carità, ma non credo, guardi, perché... Non sento in dubbio che questo è un cattivo ristorante dove tutti i giorni le persone si sentono male e hanno problemi, vanno in ospedale. Può essere che queste 3 persone rispetto alle 50, io credo che... Signorina, mi faccia parlare, perché sennò poi mi devo arrabbiare. Sì. Un secondo, io sto solamente dicendo che queste persone, ok, sono andate in ospedale, si sono sentite male a causa dell'ultima cena che hanno fatto in questa benedetta masseria. Ho capito. Partiamo dal presupposto che le persone che adesso sono in ospedale dal 9 a oggi non hanno avuto nemmeno il tempo di chiamarmi e dire: guardi avvocato, è successo questo, questo e quest'altro. Ok, è venuta praticamente la madre di un ragazzo che adesso è in ospedale ed è venuta a sporgere denuncia. È andata prima a sporgere denuncia, poi subentra l'avvocato, poi subentrano i guai, poi subentrano che queste persone ancora non si sentono bene, non so per quanto tempo ancora rimarranno lì in ospedale. Cioè, lei capisce la gravità della situazione o no? Io poi cosa devo fare? Lo sto dicendo che sono disponibilissima a tracciare se c'è un alimento che non va bene. Però, ripeto, se c'è stata una contaminazione alimentare, dovrebbero star male tutti, perché tutti hanno mangiato lo stesso alimento, capisce?
Ho capito. Solo questo sto dicendo. Va bene, io adesso sentirò, io sentirò il mio legale, vediamo anche lui cosa mi dice e facciamo quello che dobbiamo fare. Se dobbiamo tracciare il prodotto, siamo in piena disponibilità, cioè ho il prodotto anche. Non faccia prendere avanti adesso, non comincia. No, sto camminando. Perché sennò poi non si capisce niente, uno quando è nervoso magari dice cose pure che non deve dire. No, sto camminando, ho un po' l'affanno. Perfetto, allora regoliamo l'affanno, sediamoci un attimo e parliamone. Sì, okay, va bene, io non so che devo fare. Un attimo, mi faccio parlare, un attimo solamente. Queste persone a inizio serata hanno cominciato ad avere dolori mentre stavano già mangiando, però non ci hanno fatto caso. Dice, vabbè, sono dolori. Quindi può essere che non disposti già da qui. E finisce tutto, facciamo una bella cagarella e finisce tutto. Però la cagarella non è arrivata, non è arrivato niente, e queste persone ancora oggi stanno male, stanno in ospedale, ho tantissima annunziata. Poi ancora prima che loro arrivassero hanno avuto pure delle allucinazioni in macchina. Cioè lei dice, allora io sento funghi, sento allucinazioni, sento un po' di cose che non vanno. Mi viene, non è malignità, attenzione signori, perché le già. No, prego. Io sono impastato la stessa cosa. Può essere pure che avete scambiato dei funghi allucinogeni con dei funghi. Mi viene da ridere invece, ma sto scherzando, ma lei si rende conto? Signori, a me non viene da ridere perché qua la gente sta male. Io no, a me viene da ridere, io non so loro che cosa. Allora io posso pure pensare che loro si siano drogati e danno la colpa a me. No, signorina, perché loro quando hanno fatto le analisi, capito? Quando hanno fatto le analisi loro, hanno fatto le analisi a partire dal ginocchio a salire. Il che significa la droga quando si ingerisce, le spiego un attimo. Quando si ingerisce un determinato tipo di droga, ok? La prima parte dove va a finire è lo stomaco, il cervello. Pronto, mi sente? Sì, la sento. Perfetto. Allora, quando hanno fatto queste analisi qui, prendendo un campioncino dallo stomaco e dal cervello, hanno dedotto subito che questa droga è stata presa molto prima di una settimana, ha capito? Cioè, voglio dire, è stata presa lì per lì, la sera stessa, ha capito? Io adesso non so per preciso se è droga, se non è droga, se sono funghi che non conosciamo e magari sono funghi, non lo so, malati, se così possiamo dire. Io mi penso, i miei funghi, il sacco dei miei funghi è tracciabile, io lo prendo dall'azienda nazionale, se io prendo dalla mano, possiamo vedere tranquillamente il lotto dei miei funghi, vedere il numero di funghi qual è e analizzare i funghi, non è un problema, perché io non compro, io non compro i funghi dal fruttivendolo, cioè. Sono funghi, sono funghi coltivati. E non ho capito, non li coltivo io. Quindi se c'è un problema nel lotto dei funghi e nelle buste dei funghi, mi risponderà l'azienda che me li ha venduti. Cioè non è un problema per me analizzare. Non è un problema vostro, non è un problema vostro. Assolutamente, a me mi sembra uno scherzo questo, guardi, perché guardi signorina, vorrei tanto dirle che è uno scherzo, ma purtroppo uno scherzo non ho capito, è. Ma guardi, cioè, non esiste né in cielo né in terra, cioè i miei fondi sono tracciabili, potete venire a prendere, perché li facciamo analizzare insieme e vediamo che cosa è successo, cioè io, ma può essere, non è possibile, se i miei fondi sono contaminati e allucinogeni, si sarebbero sentiti male tutte 50 le persone, non tre famiglie, tre persone, allora queste tre persone io deduco e posso anche pensare che si siano presi degli allucinati quella sera, cioè di che cosa stiamo parlando? Cioè, voglio dire, c'era anche un bambino in mezzo, non vedi che questo bambino si droga, va a prendere la droga e la droga. Guardi, io non ho idea di quello che possa essere successo, ripeto, se i funghi erano allucinogeni, come dice lei, o funghi non buoni, dovevano sentirsi male tutte 50 persone, la busta è una. Dovevano essere contaminate tutte 50 le persone. Io adesso sento anch'io il mio legale, vediamo un attimino, io sono a piena disposizione, ripeto, a dare il lotto dei funghi che abbiamo utilizzato, ma non credo, guardi, non credo proprio che sia stato dovuto dai funghi. Come si chiama il titolare dei chi è che le procura questi funghi? Posso sapere chi? È una distribuzione nazionale di alimenti. Ho capito. Io già conosciamo noi questa persona comunque, in passato già l'abbiamo conosciuta.
Non è una persona, è un'azienda. Ho capito, ma l'azienda la fa la persona comunque, signorina. Se non c'è una persona dietro, non capito, un'azienda. Ma l'azienda la conosce, sa che è un'azienda nazionale. No, no, l'ho conosciuto due volte in passato e non per motivi buoni, va bene. Guardi, no, ripeto, l'azienda dove noi prendiamo gli alimenti sono tre. Ora, credo che le abbiano presi dalla perché prendono sempre tutto da là. Se l'hanno preso da un'altra azienda, questo non lo so, devo chiedere ai cuochi. Però penso che siano stati presi proprio sempre da lì. Dovrei chiedere se è quella l'azienda o se sono le altre due. Se lo posso far sapere, non è un problema. Ma ripeto, cioè, non può essere stato successo. Su tre persone. Io prima di chiudere il telefono le dico un'altra cosa. E finisce qui il discorso, sì. Mi potete venire a trovare quando volete. Dicevo, a Taranto, sono a Taranto, sì. Sul centro, sì. Di Taranto ho due uffici. Dove? Lei chieda dell'avvocato Giovanni Esposito, ok? E a chi devo chiedere? Signorina, lei può chiedere a chiunque dell'avvocato Giovanni Esposito, a me mi conoscono dappertutto. Eh sì, mi dà la via. Venga in via di Palma, che è praticamente il primo studio, nel secondo svolgo altre mansioni. Via di Palma numero? Via di Palma numero 28. Va bene. Allora facciamo però, prima di chiudere. Ripeto, verrò con chi di competenza, perché io ripeto, mi occupo di altro nell'azienda. Comunque verrò con il legale, verrò anche con l'azienda, le porterò il lotto ora, vedrò anche con il mio legale come muovermi. Mi deve portare nello studio, signore, lei mi deve portare chi gli ha dato questi funghi e poi devo parlare chi me li ha dati, chi mi ha dato i funghi è la chi porta, il direttore della macchina. Ma signorina, questo non è un problema mio, lei deve contattare questa azienda. Ma io adesso farò quello che devo fare, adesso andrò a controllare il lotto tranquillamente, farò una denuncia all'azienda e vedremo di analizzare il prodotto, assolutamente, adesso mi muoverò come mi devo muovere, certo. Ho capito. Certo, dobbiamo scoprire che cosa è successo. Perché guardi, io vorrei un referto, cioè io vorrei capire che cosa. Signorina, io l'ho già detto prima che hanno fatto le analisi ed è risultata questa anomalia, se così si può dire, che poi non è nemmeno un'anomalia. È proprio una cosa è stata fatta, punto e basta. Cioè, non è un'anomalia. Un'anomalia è quando una cosa deve andare bene e poi succede quello che non deve succedere. Ma qua è successo. Come fa? Allora, facciamo così, signorina. Quale persone non stanno bene? Io stamattina sono andato di nuovo in ospedale. Prima di chiamarla, prima di chiamarla, io ho voluto constatare prima e vedere con i miei occhi prima quello che era la situazione. Sì. Poi siccome vede che la situazione non cambia e le persone stanno sempre allo stesso modo, mi è sembrato giusto prima chiamarla, prima di fare qualcosa. Certo, ma bisogna capire, quello che è successo. Cioè ora bisogna capire bene che cosa è successo. Va bene, signorina. In tutti i casi. Facciamo così, lei quando vuole mi può venire a trovare, io le l'ho detto, via di Palma numero 28, Giovanni Esposito, avvocato. Va bene, okay, va bene. Prima ancora di chiudere, signori, le dico un'altra cosa e poi veramente, perché ho tantissime altre cose da fare e poi chiudo. Certo. Allora, certo. Questo è uno scherzo e lei è stata direttamente registrata su Radio Farfalla. Facciamo un applauso. Brava Erika! La sento, Esposito. Si è pigliato paura. Ma era tutto troppo strano. Va bene. Senti, Erika, comunque sei stato commissionato dal tuo amico Carmine Franchini. Non avevo dubbi, è ora che si dice Radio Farfalla, lo fa un culo. Ciao Erika. Carmine, molto no. Bene. Una bellissima giornata, ok, grazie. Carmine, però tu non le hai mangiati i paccheri con i funghi? È un passato. Già di Palma dove? Moshanga. Erika, grazie. Ciao. Sono in programma Averlo su Radio Farfalla. Non soltanto che sia stata una grata estaperata. Grandissimo Vasco Rosso. Qui con noi su Radio Farfalla. Sono emozionatissimo, Vasco. Scusate se ve lo dice a parte. Sono stato lì a che sera la linea. Mi sono fatto il bagno. Nel bagno, quel mare di merda.
che avete lì. No, però con quelle anche schifose, con quelle pezzi due di cose. Sono andato fuori luogo lì. Sì, un po' in distorsione. Senti Vasco, grazie per aver risposto alla nostra grazie richiesta, per essere l'ospite qui con Sergio Farfalla. Noi volevamo chiederti, Vasco, tutti questi anni di carriera, tutti questi concerti, come fai a farli e non sentirli poi questi concerti? Non sentirli una figa, cioè i concerti si sento, però però cerchiamo di andare avanti sempre, cerchiamo sempre di scrivere, di dare, come si dice, soddisfazione ai fans che ti rompono i coglioni la mattina alla sera, andare a queste lettere, cazzo, ma scontiamo, ora che sto volettivo, prendo una lettera a un calabrese e mi scrive: senta Vasco, adesso mi fatto attaccare la canzone a mia madre che si chiama Concetto. Ma che cazzo dice questo qua, tutto terrore. Vabbè, voleva essere dedicato alla moglie a Concetta, alla moglie Concetta. Ma vada via chiudo, ma tu Concetta. Ma che cazzo me ne frega? Vasco, hai dei nuovi progetti che stanno per uscire. Sì, guarda, sto aprendo una grande azienda di distribuzione di cocaina. No! In Colombia. Poi abbiamo anche. No, a livello di brani c'è qualcosa di nuovo che sta per uscire. A livello di brani ho fatto. Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? L'ho già scritta, poi vabbè, dai, innanzitutto sto scrivendo una canzone per la mia nuova fiamma. La mia nuova fiamma. Che si chiama Natalia. Natalia, vabbè, bello. Natalia, si chiama come mia sorella. Ah, sì. praticamente gli sto dedicando la canzone, visto che si chiama Natalia, e gli sto mettendo un po' il tema natalizio in mezzo. Ah, è passato un po' Natale. Le palle, però. Diciamo. Le palle, sì. No, Vasco, che il tema natalizio, si chiama Natalia, gli metto le palle in mezzo. No, beh, Vasco, dai. Allora, senti. Sì. No, che ci sono quelli di sopra che si incazzano. Quelli di sopra. Ma sì. Senti, Vasco, sì. Come ti. Sai, sappiamo che ogni anno sei a Castaneta Marina qui d'estate. Come ti trovi qui giù? Guarda, l'unica cosa buona che avete qui sono i pomodori. I pomodori? Sì, perché lì da noi, guarda, forse i cinesi sentono un po' schifo. Sì. E qui quando fa la pasta col sugo. Sa di qualcosa. Sapevo di pomodoro fresco. Le braccio di cavallo, Vasco, te ogni tanto te la sei mangiare qui giù. Guarda che io i cavalli li cavalco, casomai non li mangio, brutti pezzi di merda li mangiate voi. Che schifosi, così di alto, mangiare gli animali. Lo so. Ma vai via, chiudo, Terroni. Senti, Vasco, sì. Volevo chiederti. No, dai, sei tranquillo. Sei tranquillo. Volevo chiederti. Sappiamo che ti ha inviato il nostro Antonio Milizzi qui in radio. Edoardo Stop. Somiglia un po'. Sì, mi ha inventato, come si chiama lì, Milizzi. Sì. Ho psicopatico con i capelli soli. No, vabbè. Sì, mi ha invitato anche perché avevo un problema alla schiena. Praticamente prima di venire, ti devo fare due massaggini. Mi è venuto a fare due massaggini, si è preso 300 euro quel pezzo di però poi vabbè, niente. Mi senti meglio però. Sì, adesso. Mi sento un po' meglio, dai. A me non riesco a alzare dalla sedia a fare la scorreggia. Perché? Perché c'è il portafoglio. No. Ogni tanto come posso dire? Gli spasmi. Ma al cervello. A casa tua c'è le stanze tutte insonorizzate, allora. Ma questo qua, ma che cazzo è da dove è? Col caffarone, figlio. Lo so. Guarda, lo so. Male, con i terroni. È un po' povera, Allora Vasco, noi ti salutiamo. Sì, salutami perché ci sono rotto il cazzo di parlare. Senti Vasco, noi ci salutiamo. Aspetta. Dimmi. Uè, Armando, fai la canna a te. Bravo. No, aspetta, siamo in onda, aspetta, te la fai fare dopo. Ma non mi frega niente, te lo sono tutti che sono drogati di me. Cazzo me frega. Ciao Vasco, noi ci salutiamo, ci sentiamo alla prossima. Mi raccomando, quando vuoi vieni a trovare. Non ti preoccupare, io sono sempre qui a Castella Marina, ci sono di merda. Ah, ok. Se venire a trovarmi sono lì. Va bene. 5 euro però. Avevi dimenticato di pagare i biglietti. Ok. Ciao Vasco. Ciao, molte strazioni, ciao. Benvenuti amici ad una nuovissima puntata del Mondo dei Quark. Questa sera noi siamo qui su Radio Farfalla in compagnia di Piero Angeli a parlare nuovamente di un altro animale dei tempi di oggi che nessuno mai ha argomenti molto seri su quest'ultimo. Quindi oggi parleremo
del Capitone. Il capitone, Carlo, conosciuto comunemente come capitone, egli è un pesce telosteo della famiglia dell'Anguillidae. In alcune regioni italiane, il maschio, di grandi dimensioni, lunghe fino a mezzo metro, aia, viene chiamato Capitones Magnum. Magnum. Parliamo di quest'ultimo Magnum. Un attimo, che devo illustrare un attimo la differenza. Quali sono le sue caratteristiche? Sì, poi abbiamo infatti il maschio sottile e quello, diciamo, trasparente dai 10 ai 12 centimetri, che prende il nome di Capitone Mignon. Allora, parliamo di questi due capitoni, le loro differenze. Il primo, vi leggo qui sui nostri articoli, sì. Il primo lo possiamo trovare in Africa centrale? Sì. È il Magnum. O in casi eccezionali anche in Italia. In casi eccezionali anche in Italia. E invece il secondo è molto comune. Lo possiamo trovare nei laghi cinesi. Sì, anche. È una specie, sì, Mignon, la specie Mignon la possiamo trovare nei paesi asiatici. O molto orientali. Volevo sapere il motivo di questa sua voce maniacale al microfono. Allora, questo... No, perché lo sai, io sono Piero Angelo. Angelo. Allora, parlavamo un attimo, descriviamo un attimo come è fatto questo capitone. Questo capitone, descriviamo il primo. Prima di descrivere il primo, caro Carlo, vorrei un attimo descrivere questo capitone. Perfetto, siamo qui per questo. Presenta un corpo allungato, subcilindrico, serpentiforme, di modesta misura o altezza, e ha una mandibola più sporgente rispetto al corpo. È un occhio piccolissimo. Quell'occhio però che vede benissimo quello che vuole. Sì, infatti è molto alla ricerca della pinna anale. Pinna anale. La cosiddetta pinna anale. O della femmina clitoridea. Clitoridea. Parliamo un attimo, soffermiamoci su questo argomento e parliamo un attimo del clitoridea. Il capitone maschio va alla ricerca della femmina clitoridea nella stagione dell'amore. Essendo un pesce acquatico, è sempre bagnato e predilige le acque calme o mosse a seconda della situazione. Il capitone in sé per sé è già un animale molto viscido. Viscido, sì. Ma in presenza della femmina clitoridea, sì, addirittura può diventare quasi vomitoso. Infatti, Carlo, la testa del capitone, come abbiamo detto prima, viene anche denominata a cappella. Vorrei soffermarmi un attimo su questo dettaglio. Sì. Detto a cappella. A cappella, infatti. Tutti i pesci del mondo si accoppiano diventando un unico essere. Sì. In questo caso, invece, il capitone, con la testa a cappella, sì, fa molta fatica ad entrare nel corpo della clitoridea, che sarebbe della sua stessa razza. Sì. Ha una sofferenza maggiore verso il capitone Minions, che è con una cappella un po' più piccola, sì, riesce a entrare un po' meglio. Sì, e riesce infatti, a fare meno infatti, male nella stagione, specie femminile. Nella stagione dell'amore, il capitone Minium riesce a introdursi meglio nella femmina clitoridea, perché comunque viene detto anche a spillo. Il capitone a spillo, a stecchino, e quindi riesce a penetrare meglio, al contrario del capitone, come ben dicevi Carlo, del capitone Magnum. Esso infatti ha problemi nell'accoppiamento, perché il capitone Magnum non sempre trova la femmina predisposta all'accoppiamento. Anche perché le femmine di questo animale, sì, mi viene da dire, che non sono tutte clitoridee aperte. No. Come c'è scritto qui sull'articolo. Sì, sì, infatti. Clitoridee aperte, clitoridee vergini. Vergini, sì. Infatti sono quelle che sono la prima esperienza e spesso la donna della prima esperienza non si accoppia col capitone Magnum. Come si suol dire, o la va o la spacca. Infatti il capitone Magnum è detto anche capitone migratore e ha un ciclo riproduttivo molto complesso. Poi la migrazione degli esemplari sessualmente maturi inizia in ambienti dolci o salmastri, dove questi risiedono in autunno. Però l'istinto riproduttivo è così talmente forte che questi capitoni, che vivono sempre chiusi, non esitano ad uscire dall'acqua e a raggiungere le acque più torbide o il mare, strisciando come serpenti. Questo avviene spesso durante la notte, soprattutto in condizioni di pioggia. Ah,
Infatti, Carlo, la pioggia consente a questi pesci in migrazione di evitare la disidratazione. Quando sono bagnati, questi pesci subiscono notevoli variazioni come l'aumento di dimensioni. Credo che siano sempre bagnati, visto che vivono in acqua. Sì, infatti. E poi, gli piace vivere molto in alte profondità. Mi piace. Le specie più giovani, alla schiusa dell'uovo, prendono il nome di leptocefalo. Che fanno gli stessi percorsi del padre e dei loro genitori per andare sempre in profondità. Aia. Noi vi diamo appuntamento con la nuova puntata. Prossima puntata di Super Quarche. No, il mondo dei quarche, Carlo. Mondo dei quarche. Sì, scusate. Mondo dei quarche. E parlando di capitoni, visto che si parlava di capitoni lunghi, capitoni grossi, sì, mi è venuto in mente di dire Super Quarche. Sì, lo so. Appuntamento alla prossima, ragazzi. Radio Farfalla. Ben ritrovati, cari amici, su Siamo Tutti Matti. Oggi abbiamo con noi un ospite, un ragazzo che ci segue sempre, direttamente da Napoli, nostro amico Stefano. Mi chiamo Stefano. Stefano, che è venuto a portare la sua testimonianza. Lui vive a dove? A Scampia. A Scampia, sì, abita a Scampia. Sì, mi sa che sei un po' messo un po' nella malavita lì, mi dicevi, raccontavi un po'. Guarda, lì ti devi ambientare bene, perché se non ti ambienti bene, come ti posso dire, puoi cercare di fare il salumiere, il falegname, però la testa poi va a sbattere sempre su cose che magari la gente normale non vuole fare. I soldi facili piacciono a tutti, ma ci vuole palle. Beh, raccontaci un po', detto che invitatemi su Radio Farfalla, perché io c'ho. Sì, volevo dire una cosa a tutti i ragazzini di oggi che sperano. Tutto a posto! Sì, ma ho già capito. Questo qua, scusa. Questo è quello che fa il palo. È quello che quando arriva la polizia o quando. Radio Farfalla, Ma io mi porto sempre il palo appresso. Ah, tu hai paura anche ancora? Guarda che sono ricercato. Ah, scusa, non lo sapevo. Quindi avere qua uno Stefano a quest'ora non è una cosa da tutto. Sì, non ci capito cosa, vai cagato, cazzo, piano piano. Vabbè, sì, è il video perché siamo in diretta, non è che possiamo stare. A posto. Niente, volevo dire a tutti i ragazzini di oggi che vanno a scuola e credono di investire nel futuro e di diventare grandi imprenditori, grandi dottori. Io investo nel fumo e cocaina, traffico di armi, traffico di persone, traffico di puttane. Si è creato il mestiere, diciamo. Sì, mi sono creato il mestiere, è meglio così. Perché se non mi avessi creato un mestiere, a me nulla me ne dà nessuno, hai capito? Ho capito. Non ridere, perché sei tranquillo. E niente, volevo dire una cosa appunto a tutti i ragazzini di oggi, che non serve andare a scuola. Tutto a posto! Isla cagato cazzo, è questo tutto a posto. No, si va rotto cazzo. Vabbè. Lascialo stare, Stefano. Senti, com'è andato il viaggio per venirci a trovare qui in Puglia? Tanto per cominciare, è cominciato malissimo il viaggio. Perché eravamo stanchi, ci volevamo fare un caffè. Poi tu sai a Napoli che il caffè è di moda. Il caffè si fa sempre. È sacro. Ok, quindi ci fermiamo in un autogrill. Arriva un WAP. Un WAP. Beh? Mentre io stavo pagando il caffè, faccio per prendere lo zucchero e lo tocco appena e mi fa: uè, maleducato, ma non mi hai visto? Mi gira, mi giro, lo guardo, lo brucio con lo sguardo, che ho fatto pure la rima. L'ho guardato così e gli ha detto: uè, è paura, e ti spara a mocca, hai capito? Allora piglia e mi fa: mi devi scusare, non sapevo portarci sta che per i cazzo. Allora che cosa gli ho detto secondo te? Che cosa gli ho detto? Che sicuramente mi ha chiesto scusa. Che cosa gli ho detto? L'hai sparato sicuramente. Non gli ho sparato. Hai diritto, vi. Vieni. Vi. In che senso? Viene da Piglio Portone. No! E si è appigliato Portone. È venuto come un cagnolino con la coda in mezzo alle gambe. E mi ha detto scusasse. Visto? Oh sì, mo ci siamo. Okay. Se avessi fatto qualcosa di sbagliato, pum pum alle gambe. No, dai. Pum pum a terra. Pum pum parla ancora, pum pum alla testa. Ah, l'hai ucciso in poche parole. E spicce le gambe. Vabbè, sei un soggetto pericoloso. Lo piglio, ma fai un. Come si chiama? Un barista. Quello che sta dietro al bancone. Mi fa: uè, ma tu sei napoletana. Lo guardo e gli dico: e che non sapete? Non l'aveva capito. Poi allora mi ha offerto il caffè, mi ha offerto il cornetto e mi ha dato pure sulla mollino omaggio. Addirittura. Tant'è vero che ce l'ho giù in macchina ancora.
gliela riporto quando salgo. Sequestro di persona quello, sai. Ma che sequestro di persona? Poi quasi quasi è sequestro di m***a. No. Perché me l'ha data lui, mica gliel'ho chiesto io. Vabbè. Senti Stefano, niente, come vanno le cose lì a Scampia? Ultimamente vanno a gonfie vele, se così si può dire. Dici che c'è una mezza guerra fra delle famiglie. Sì, come... sì, ma lì stanno sempre guerre, ma chi le cagumanno sono io. Addirittura. Io sono come Dio. Ah. Io credo, io distruggo. Oh, mamma mia. Hai capito? Testa pelata. No, 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 non ci mancherebbe, non me la prendo per questa cosa. Senti, volevo chiederti, mi dicevi che oltre alla ragazza che hai sequestrato in macchina lì, volevi fare una dedica qui alla tua ragazza? Volevo fare una dedica alla mia ragazza che si chiama Noemi. E lì praticamente. Ciao, Noemi, ciao. Sì, e gli volevo dedicare una bellissima canzone. Ma prima di dedicargli la canzone, ti volevo dire una cosa. Dimmi, dimmi. Che l'altro giorno ho avuto, come si dice qua da voi, stuzz col padre, problemi col padre, sì. Prima però che la portassi dal padre, sì, ci è venuto a mocca. No, e così non rimane incinta. No, hai capito? No. Vabbè, senti, noi ti dedichiamo un bellissimo pezzo, visto che ci sei venuto a trovare. Gustatelo tutto e mi raccomando. Gustatelo tutto che cosa? Nel senso il brano. Vieni allora. No. Via. Via da Piglio Bardò. Oh, vabbè, no, lascia stare, perdono. Va bene, ragazzi. Ci sentiamo la prossima volta. Tu sai che le porte per te sono sempre aperte. Quindi... E se sono chiuse, le sponno io. No, questo l'avevo immaginato, ecco perché ho detto che ti lascio le porte aperte. Va bene, ciao Stefano, ci vediamo alla prossima. Ciao amici, ci sentiamo. Musica è guardare più lontano e perdersi in se stessi. Ragazzi, tenetevi forte perché arriva un nuovo scherzone fatto ad un nostro amicone Giampiero di La Terza. Lui è davvero un grande professionista, un grande musicista, ha un grandissimo preparato studio di registrazione, davvero per professionisti, anche perché lui suona anche nella nostra Carapuglia Live Band, ed è stato molto difficile fargli lo scherzo perché è una persona molto attenta e molto sveglia, ma noi ci siamo riusciti. Gustatevelo tutto. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Pronto? Pronto? Pronto, il signor Bo. E chi è lì? Giampiero Bo. Sì. Pronto, buonasera. Senta, io sono l'avvocato Ranzetti. Pronto, senta, io la sto chiamando praticamente. Sì. Allora, praticamente io la sto chiamando a causa del mio assistito, che non è una buona causa, se proprio la vogliamo dire così, accorto, prima ancora che cominci a parlare di qualcosa. Allora, senta un attimo, a me risulta che lei, tempo fa, o adesso, forse ancora oggi, fa questo genere di cose che non si devono fare. Lei acquista degli articoli rubati... Gli articoli rubati. Gli articoli rubati, microfoni, chitarre, tastiere, articoli musicali. Batterie e quant'altro. A me risulta che lei prende questo genere di cose e le rivende. È giusto o no? Mi sbaglio? Ma scusa, articoli rubati, in che senso? Non riesco a capire. No, lei non è che non riesce a capire, lei non vuole capire, è diverso. Mi sta chiamando con un numero anonimo. Io la chiamo dal numero anonimo perché è il numero del mio studio. Non posso chiamare tutte le persone del mondo col mio numero. Perché poi sorgono inconvenienti, sorgono minacce, sorgono un sacco di cose. Vabbè. Ok, quindi io la sto chiamando e le sto dicendo che lei, tempo fa, aveva a che fare con il mio assistito, che non posso dire né nome e né cognome per privacy. Le posso solamente dire che questa persona è di Napoli. Perfetto. Lei aveva a che fare con questa persona, sì o no? Lei sa di chi sto parlando io? No, non lo so, non ho capito. No, dai, non ci prendiamo in giro. Lei sa di chi sto parlando, lei sa di quello che sto parlando. Lei sa che prende queste cose rubate e che le rivende sul mercato a prezzo pieno, a prezzo originale. Le cose rubate a prezzo originale? Sì. Ma che cosa prendo io? Di originale? Gliel'ho detto prima, batterie... Tastiere, batterie, microfoni. Allora facciamo una cosa: lei mi faccia capire che batteria prendo,
Sì, da me non mi interessa lei che batteria, non mi interessa a me lei che batteria prende, io non faccio il musicista, che cazzo gli posso dire che batteria prende lei? Vabbè, ma se lei sta parlando un po' sul vago, cioè io sinceramente, cioè lei sa benissimo di che sto parlando. Io la sto chiamando e non voglio metterla nei casini, perché poi i casini sono veramente troppi, perché già si deve sentire male del fatto che sta una persona in galera anche per causa sua, e questa persona mi ha fatto il nome oggi, il suo nome me l'ha fatto oggi, quando prima non voleva parlare, si voleva tenere gli anni che si doveva fare, poi è venuto a sentimento, come dite voi qua, dalle vostre parti. Mi sta dicendo che c'è una persona in galera per causa mia? No, aspetti, non mi metta parole in bocca che non ho detto. Io ho detto che c'è una persona in galera dove prima voi facevate collaborazione insieme, lui rubava e a te vendeva, e tu facevi lo stesso. Prendevi cose rubate e vendevi a prezzo pieno alla gente. Poi cos'è successo? Che hai venduto una chitarra ultimamente a un ragazzino, è scattata la molla, non lo so che cazzo è successo, sto ragazzino si è tagliato la faccia. E sono due. E sono il ragazzo che sta in galera per causa tua e sono il ragazzino che si è fatta male. Adesso non lo mava tutte e due. Ma un cazzo, no. Non si mette nemmeno a ridere, perché qua io non ci trovo niente da ridere, sinceramente. Ma io sinceramente, no, ma forse non è che ha sbagliato numero. Non ho sbagliato numero, perché quello che sto dicendo lei sa perfettamente che è la verità. No, ma non ho capito di che è questa persona che sta in galera, cioè io qui, se lei non è più chiaro e mi fa capire bene chi è questa. La maggior parte delle cose che lei acquistava erano microfoni, che lei acquistava a prezzo bassissimo ed erano rubati questi microfoni da negozi, chissà dove erano rubati. e rivenduti sul mercato a prezzo pieno. Microfoni rubati. Come se io vado, come le faccio un esempio, io vado nei cinesi, no, giusto? E mi prendo un telefonino, c'è scritto sopra il telefonino S6 Age. E il telefonino non è S6 Age, è una cagata. E poi mi esplode all'orecchio. E poi come si fa? Allora voglio capire una cosa. Lei mi ha detto che ho venduto un microfono che era rubato. Non ha venduto solamente il microfono, lei ha venduto un sacco di cose rubate. Un sacco. Solo che la fortuna sua adesso è che lei sta libero come un fringuello volante. Può fare quello che gli pare e continuare a vendere cose che non deve vendere. Quando prima il ragazzo che le forniva le cose si sta facendo gli anni che si deve fare, perché non sono cose che si fanno. Allora attenzione, io compro, le faccio vedere da dove compro. Io compro da negozi che sono leader nel settore, cioè voglio dire, io non ho capito sto fatto qui che lei, io compro le cose rubate, da dove le compro? E come la mettiamo sulla questione del wifi rubato alla gente? E come la mettiamo della corrente rubata, tutte queste cose qua, come la mettiamo? Che mica so poca le cose che c'ho scritte qua, Wifi rubato, sì. Ma sai quante ce ne ho scritte qua? Ti devo fare le cose che ci ho scritte qua. Allora scusa, il wifi rubato, lei sinceramente forse sta un po' sbagliando a parlare, perché io ho una linea di wifi dove ora io ho una linea invece di denunce per lei. Lei ha la linea del wifi, io ho la linea di denunce, che sono quattro. Ok, allora io ho preso la prima in considerazione. E non c'è il testimone, e lasciamo stare, verifichiamo prima. Allora, scusi, mi faccia parlare un secondo. Mi prendo la seconda denuncia e non prendo in considerazione nemmeno questa, perché non c'è il testimone. La terza lasciamo stare, alla quarta invece che cosa succede? Che vado a trovare il mio assistito, dove sta veramente, che è una brutta cosa dove sta, se proprio ne dobbiamo parlare. Poi vado a parlare con il mio assistito e mi dice, senti, guarda. Io adesso ti dico per filo e per segno le cose come andavano e ti dico sto chi è? Ah, perfetto. Mi dici chi è lei? Mi dice le stronzate che facevate voi prima, tutte e due, in collaborazione tutte e due, perché lui rubava e tu vendevi. Di dov'è questo? Di Napoli, lei sa di chi sto parlando. Non le faccio il nome perché per privacy non le faccio il nome. Ma io non ho capito chi è questo di Napoli. Poi lei mi sta accusando della linea di internet wifi che ho rubato. Non posso far vedere, ma che è che sta dicendo? Da dove prendo la luce io? Ma ti rende conto? Facciamo così, lei passa dal mio studio a Taranto, perché mi trovo a Taranto, via di Palma numero 28, avvocato Ranzetti, si ricordi bene il suo nome? Ranzetti, se lo scriva.
Io non ho capito. No, lei passa dal mio studio. No, 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 lei non è che non ha capito, lei non vuole capire. Perché no, non si vuole per cangare, non si vuole per cangare, perché fa i brutte cose, non si vuole niente. Se mi posso permettere, diciamo una cosa, lei sicuramente è pure un po' arrogante. Prima perché mi chiamo con un numero anonimo, secondo mi sta accusando di cose che io pago regolarmente e tra l'altro della corrente pago all'Enel. Cioè, che cos'è? Mi rendo conto di che sta dicendo? No, io mi rendo perfettamente conto di quello che sto dicendo. Io mi rendo perfettamente conto di quello che sto dicendo. E proprio perché mi rendo conto... Io devo venire a Taranto nel suo studio a fare cosa? Lei deve venire a Taranto. Allora, facciamo così. Lei non vuole passare da qui. Non vuole passare da qui. Ma io devo passare da qui. Ma mi deve dire che sta succedendo. Cioè, che cosa è? Qual è il problema? Perché lei sul vago mi sta, non posso dire quello, non posso dire quello. Ma mi devo presentare a Taranto, uno di Napoli. Lei c'ha la coscienza a posto. Ma scusa, ma secondo te. Ma scusa, un paio di cuglione. Se lei c'ha la coscienza a posto, ti presenti in via di Palma a Taranto stasera, se no poi la faccio venire a pigliare io, e poi è brutto così, è brutto fare le cose all'infame, come si dice, all'infamità. Allora io la sto avvisando, le sto dicendo in tutta tranquillità di passare dal locale. E dal locale devo passare? Sì, dal locale, cioè, dal mio locale. Dal allora, guarda, lei, allora innanzitutto lei deve essere chiaro, perché se lei mi dice sta perfettamente... Io mi sento... Cioè, ho venduto una batteria rubata, da chi? Non ho io sto parlando con lei forse da mezz'ora, già le sto spiegando, le ho spiegato mille volte. No, lei non mi ha spiegato niente, lei mi ha solo accusato. L'ho accusato di che? Mi ha accusato che io prendo la linea di... Lei venga allo studio e io le porto pure il ragazzino a cui lei ha venduto la chitarra. Facciamo così. E vi mettete a parlare tutti e due. Vi porto a ragazzino, ho venduto la chitarra. Sì. Che la chitarra? Allora io ho venduto una chitarra a chi? Ma tu stai parlando con un ragazzino, ma fammi capire un po'. No, io non sto parlando con un ragazzino, io sto cercando di capire, ti ho venduto non la chitarra. Non deve capire, lei mi deve dare solo... Ma scusi, ma quando... Allora, innanzitutto, quando ho venduto questa chitarra? Tanto allora, per inizio. Io con lei al cellulare non ci voglio parlare, io la voglio vedere in faccia, guardarla negli occhi. A parlare così, come si dice, da WAP, anche se sono avvocato mi permetto di dire certi termini ogni tanto perché mi girano un po' i coglioni, ha capito? Forse è meglio parlare, come si dice, a uomo a uomo. Scusa, allora si mette nei miei panni, stiamo con un numero anonimo, si mantiene molto vago. Mi sta accusando. Io la sto chiamando col numero anonimo e le sto dicendo di venire a Taranto. Ma secondo lei posso venire a Taranto così, dunque? Dove devo venire a Taranto? Via di Palma numero 28, avvocato Rangetti. Avvocato Rangetti, a fare cosa devo venire? Ho venduto una chitarra, che fui io? Chitarra che era rubata? Cose rubate, ha capito o no? Io vendo cose ha rubate? Ha capito, sì, è per causa sua, c'è una persona in galera che non voleva parlare e fare il suo nome. Stamattina si è deciso, facciamo gli occhi ogni tanto e prendiamoci le nostre responsabilità. Ma allora guardi, se lei era un po' più chiaro e riuscivamo a capire ma che ho venduto la chitarra, perché se lei non mi vuole credere, io non ho capito a chi ho venduto questa chitarra. Lei non gli deve interessare a chi ha venduto la chitarra. Lei deve venire qua a parlare con me e si porti la parlare con... Ma io devo si venire a parlare con lui. Un avvocato. Visto che io ho accusata di cose non vere, si porti l'avvocato suo. Che io parlo con l'avvocato suo. Devo parlare con l'avvocato mio. Cioè. Sì, perché visto che io la sto accusando, che lei dice che sono cose non vere, che io mi sto inventando. Ma se lei mi sta dicendo che prendo la linea di niente quando ho un contratto con l'ente. Sono chiacchiere. Allora lei ha saputo che io ho una linea wifi che rubo tra l'altro. Quindi io sto dicendo cazzate. L'ho chiamata perché è giusto. Ma secondo me è una grandissima cazzata, visto che io ho un contratto con l'Intem e pago la linea di Intem. E tra l'altro la corrente io la pago. Non la pago la corrente. Lei adesso ha fatto il contratto con la Intem e con chi cazzo l'ha fatto lei il contratto? Che se no prima gli ho detto io quel sistema lì com'era. Allora, io ho contratto dalla Intem. Io è un anno che sto con lì, questo sono 2 anni che sto con lì. Sì, forse pure 3, facciamo così. Numeri 3, numeri fortunati.
faccia così, venga a tardi, si porti un avvocato e risolviamo questa situazione come si deve risolvere, non per telefono, perché se no poi devo mandare, perché sennò poi le devo mandare i carabinieri a casa. Ma mandi mica mai i carabinieri a casa, di questo ti devo dire. Ah, mandi i carabinieri a casa. Ma io l'avviso di una cosa, io l'ho chiamato per telefono per risolvere la questione da uomo a uomo. Se ma lei non risolve la questione da uomo a uomo, è un'altra cosa, va bene. È stato un piacere. Ah, anche per me. Guarda che bello. Prima che chiudo però ti devo dire un'altra cosa. Questo è uno scherzo e tu sei in diretta su Radio Farfalla. Un applauso! Pronto? Dimmi. Oi, pronto? Allora, io sono praticamente un amico di Carmine Franchini. E lo scherzo, e lo scherzo sono commissionato da lui. Ok? Giampiero, Carmine. Ma va a fango, allora. Ma se facevo morire, che se mi viva la voce, se sono di cose, mi sta facendo in guerra. Ma Carmine, ma va a fango, sto pure rotto. Guarda, spero di aver fatto una bella performance. Oi, ci sentiamo presto, compa. Va bene, ciao Carmine. Ciao. Sulle ali della musica. Zingaro felice che si sveglia ogni mattina. Bene ragazzi, dobbiamo richiamare, da un po' di tempo che non lo sentiamo, il nostro amico rumeno Vladimiro. Adesso aspettate con noi perché lo chiamiamo subito. Pronto Vladimiro, come stai? Pronto, sì. Tu sei Carmine? Sì, Radio Farfalla. Sì, tutto bene Carmine, tutto bene. Sì, così si dice. Perché? In che senso? Perché non rubare più, come dire l'altra volta, non rubare più, non trovare più un capo da rubare. Ma no, vabbè dai. E quale macchina adesso c'hanno il satellitare? Tu come rubare macchine e trovare subito? Ti posso dire che qua a Bari, dalla zona di Bari, riescono benissimo a rubare anche col satellitare le macchine. Sì, ma perché i ladri, c'hanno, come si chiama? C'hanno tutte le attrezzature per rubare. Cosa rubo col piede di porco? Mi porto un Audi, va bene, dopo 5 km mi trovano. Sì, sono pure contento, la porto a 150-180 dalla strada. E dopo che cazzo faccio? Bravissimo, Vladimiro. Senti, ascolta, come oltre ai furti, là, come ti va la vita con tua moglie in Zingaria lì? Guarda, io sinceramente io non sono sposato, io faccio figli qua e là. Io sono come gli animali, i cani, mi accoppio comunque sia 7-8 volte all'anno. Faccio figli con chiunque, me ne frega un cazzo di campare, di fare. Immagino Vladimiro, quindi la situazione è un po' brutta lì. Sì, è un po' brutta. Aspetta un attimo Carmine, sì, che vieni qua, vieni, metti la testa a posto. Che stai facendo, scusi? Vladimiro. Io parlo con te e lei fare pochino. No! Sì, succhiare l'uccello, perché solo là è buona. No, ma che c'è, le prostitute sotto di te? Io c'ho tutto sotto di me, Carmine. Tu a me non conoscere bene. Tu conoscere solo sotto il lato di Vladimiro, brava persona. Immagino. Io non ho detto mai che sei una brava persona. E fai bene a pensare che non sono brava persona. Senti una cosa, Carmine, tu che cosa mi dici della vita tua? Tu sei contento nella vita tua? Sono contentissimo. Stai andando a lavorare? Vado a lavorare, faccio lo operaio. Operaio. Sì, faccio operaio, poi niente, vengo qui, sono a Farfalla. E a cazzeggiare. E faccio questo programma. Cazzeggiare. Sì. Carlo, ma se ti fa piacere posso cazzeggiare. Vladimiro. Aspetta. Sta avendo un orgasmo, questa qua succhia come una puttana. No dai, Vladimiro, dai, lascia stare. Senti Carmine, prima ho sentito che stavi parlando di come si chiama, Vladimiro. Dio santo, ma questa succhia forte. Krička, piano.
Annaccia tua, annaccia. Senti una cosa, Carmine. Io prima stavo sentendo che tu parlare del de Festival di Sanremo. Sì. Ma senti una cosa, i fiori stanno ancora là. No, sicuramente li avranno portati via, penso. Ah, perché non è male l'idea di avere le puttane e di andare a prendere fiori di Sanremo e di vendere fiori di Sanremo a basso prezzo. Perché fiori di Sanremo ha pagato assai. Ma di meno prendere e vendere nero 50, vendere 2. Peccato che è passato San Valentino. Se poi li buttano, sì, fiori è peccato. No, che Vladimiro non si butta niente. Come tutto riciclato. Lo so, tutto le corone, riciclato. Tutto. Io spillare, come si chiama? Come dite voi spillare? Spillare fiori, buttare a terra tutti i petali e le cose e buttare la lacca sopra vernice, riattaccare, fare tipo di plastica, ma revendere, perché bella soldi importanti. Lo so, immagino. Tu immagini il ragazzo che non ha soldi, andare a prendere il fiore di 2 euro, porta la ragazza si scioglie, anche se è vergine le dalle peccioni. Sì, amico mio. È così. È un bel investimento questo. È un bel investimento. Regalare fiore per avere fiore. Ne sei una più del diavolo, Vladimiro. Io sono il diavolo. Senti, noi ti salutiamo, Vladimiro. Mi raccomando, io pensavo, ti ho chiamato, pensavo che fossi in galera. Ho detto questo sicuramente. No, Vladimiro non lo prende nessuno. Vladimiro è tanto figlio di puttana che nascondere pure vicino al diavolo. Va bene, Vladimiro. Hai capito. Ci vediamo alla prossima. Ciao, Carmine. E ragazzi, non potevamo concludere in maniera migliore questa nostra quarta puntata di Tutti Matti, Siamo Tutti Matti, se non avevamo un ospite d'eccezione, il nostro padrino. Buonasera, signor padrino. Mi pare che ci ha sbagliato in partenza, che sta a dire un sacco di frottole. No, che sta a dire che... State zitto, fammi parlare uno secondo. Che sta a dire che questa è la quarta puntata e che dobbiamo concludere in modo migliore. Ma cosa te pensi che sono un pagliaccio? No, non l'ho mai messo in dubbio. Allora, come dicono a Napoli, venite a picchio bordone. No, in Sicilia lo dicono così. Senti una cosa, Carmine, io volevo dire una cosa a tutti gli ascoltatori. Che questo programma deve andare a finire bene. Perché se questo programma non va a finire bene che non ci ascolti, io le vado a picchiare uno per uno. No. Uno per uno. E gli attacco all'ucazzo d'umore. No. E l'attacco, quando non l'attacco e loro non vogliono stare attaccati, li butto nell'acido e le faccio sciogliere come le bestie. No, vabbè, dai, sei troppo come cattivo. Le bestie. Vabbè, diciamo a tutti i nostri... Ai nostri amici ascoltatori che ci devono seguire, però non c'è bisogno di mettere nell'acido come le persone e cose. Tu c'hai i tuoi metodi, questo lo sappiamo. I metodi che uso io sono sempre migliori, perché quando le persone non capiscono con le buone maniere è bene che si usano le cattive. E magari con l'acido riescono a capire qualcosa. Non le deve immergere dalla testa. Ah, da dove? Le deve immergere dalle gambe, perché devono sciogliere piano piano. E quando la salgono sopra magari dicono: "Mica, non tengo più le gambe". Immagino. Magari forse è meglio che mi rimane la testa per ragionare, per fare quel che cazzo veramente voglio fare. Cacchio però. È quello lo telefono. Sì, fra poco rispondiamo, non ti preoccupare. Senti, signor padrino, come va il business lì giù in Sicilia? Il business come va? Come al solito. Va tutto bene? Sì, becchiamo le persone. A parte che noi non diciamo a nessuno che sei qui su Radio Farfalla, perché Carmine, non diciamoci minchiate. Che tanto lo so che vado in onda su tutta Italia, o quasi. Ma sappiamo che tu sei latitante, però. A me non me ne frega una mica. Non lo sai. A me carabinieri della polizia, quando mi vedono, tremano. Davanti a sto baffetto bello revenito. Ti volevo fare i complimenti per questo baffetto, veramente sei molto... Sto baffetto mi costa 300 euro al mese. No, la faccia. Senti pure le trombe. Sì, lo sanno già. Senti una cosa, Carmine. Io mi volevo mettere in collaborazione con te. In che senso? Di far ascoltare la radio alle persone per forza. Ah, sì, e se non l'ascoltano, magari ti richiede l'estorsione, di fare l'estorsione.
di scaricare l'app gratuita, per forza. E se non la scarico la vado a pigliare per capiti. Sicuramente tu, non sappiamo la Puglia, ma tutta la Sicilia sicuramente l'avrà già scaricata. La Sicilia è mia, io impongo le regole, io dico che deve campare, che deve morire, che deve fare, chi deve sentire. Avevamo capito. Senti, tu che sei abituè di questa radio, vuoi ricordare? Abituè. Parla come mamma data a fatto. Abitudinario di questa radio. Bravissimo, ora ci siamo. Senti, vuoi spiegare un attimo ai nostri amici radioascoltatori come si fa per richiederci uno scherzo qui su Radio Farfalla? Allora, voi, cari amici telespettatori, radioascoltatori, scusassi. Bravo, bravo. Potete richiedere il vostro scherzo chiamando al 342 14 33 744. Quello è WhatsApp, però possono parlare con noi direttamente al 345-8112-784. Perfetto. E come si fa a richiederci uno scherzo? Ci dovete chiamare, ci dovete dire la persona che problemi ha avuto in precedenza, prima di chiamare. Sì. Un fattoso personale, che poi la cattepera ce la mettiamo noi. Un problema non è per minchia di niente. Sì. Anzi, a noi ci piace fare i cattivi. E lasciarci. Però a volte succedono degli inconvenienti. O lasciarci il numero di telefono della persona. O lasciarci specialmente il numero di telefono della persona. Messaggino sulla nostra pagina Facebook. Siamo tutti matti, Radio Farfalla. E non ripetere come un pappagallo. Siamo da fastidio sto fatto a mio, capisci? Scusi, signor padrino. Allora, noi ci sentiamo al prossimo appuntamento con la quinta puntata. Speriamo che le persone si siano divertite. Se no, perché se non si sono divertite, ci stacchi i capetti. Ci stacchi i capetti. Va bene, ci sentiamo alla prossima, ragazzi. Ciao, ciao, ragazzi.